Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come caricare i QR code del gioco Dragon Ball Fusion nella versione inglese per poi trasferirla nella versione italiana del gioco. Quindi i QR code verranno scansionati dalla versione giapponese, poi trasferiti in quella inglese e poi quando uscirà Dragon Ball Fusion in italiano, in Italia, in Europa, caricherete i salvataggi con dentro i QR code dentro il gioco italiano. Ma cominciamo. Allora, se avete dei file di salvataggio dentro il vostro Dragon Ball Fusion, adesso vi faccio vedere. Io per adesso sto usando la versione inglese, dato che in Italia non è ancora uscita. Aspettate che si avvii. Adesso vi mostrerò un attimo i miei salvataggi, come sono. Come potete vedere sono in tenuta da Hit col mio personaggio. Vi faccio vedere tutti i personaggi che ho sbloccato per adesso tramite QR code, dato che non sono ancora usciti, e tramite DLC. Allora andiamo a vedere subito quali sono i personaggi sbloccabili tramite QR code e DLC. Allora, i primi sono Tanks, che è la fusione tra Tapion e Trunks del futuro. Poi Gorus, la fusione tra Bill e Goku. Great Herculemen, che sarebbe è la fusione tra Great Saiyaman e Mr. Satan, Goku Super Saiyan God Super Saiyan e Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan. Prima di tutto bisognerà esportare i vostri salvataggi con il programma JK Save Manager, che probabilmente troverete in descrizione. A questo punto selezionate il CIA di Dragon Ball Fusion, poi andate su Save Data Option, Export Save, potete creare una cartella oppure esportare in una cartella già esistente. Io l'esporterò nella cartella 2. Sotto vi verrà il messaggio vi verrà il messaggio complete e torniamo indietro. A questo punto selezionate la versione giapponese, il CIA giapponese di Dragon Ball Fusion, ovvero questo qua. Save Data Options, e visto che le cartelle non saranno le stesse, dovete andare su Browse SD for Data, e adesso vi mostrerà lo schermo inferiore. Dovete scendere e andare in JKSV Saves e scendere finché non andate nella cartella originale di Dragon Ball Fusion e premendo Y vi importerà tutti i salvataggi che ci sono qua dentro. Premete A e avete finito la parte tecnica, quasi finito. Adesso entrate nel gioco in giapponese, nella versione giapponese di Dragon Ball Fusion. Adesso vi farò vedere velocemente che ci sono i salvataggi di prima. La versione italiana comunque uscirà il 16 o il 17 febbraio del 2017, quindi non usciranno troppo tardi. Come potete vedere, c'è la versione giapponese. Adesso andiamo velocemente un attimo nel mio salvataggio per farvi vedere che appunto mi ha caricato il salvataggio, ma nella versione giapponese. Adesso torniamo al menu. E vedrete una voce qua sotto nell'angolo in basso a destra. Qua
QR, qua, questa qui, che c'è scritto anche QR. Ci andate e dovrete scaricare il QR code dal sito che vi lascerò in descrizione, dato che io l'ho già dato che io l'ho già scannerizzati. Una volta fatto questo, torniamo su GK Save Manager, quello di prima. Per GK Save Manager vi lascerò il link per scaricarlo tramite Homebrew e il file CIA. Andiamo su SD CIA. Andiamo stavolta prima sulla versione giapponese. Export, create sempre una nuova cartella oppure selezionate una vostra. Poi andiamo nella versione inglese, Browse SD for Data, nella cartella JK Save Manager, come quella di prima. Save, no. Sales, Dragon Ball Fusions, no. Ho sbagliato, è la versione giapponese. E premete Y e poi A. Perfetto, adesso potete anche uscire. Andate nella versione inglese o Europa, dipende quando guarderete questo video. Come potete vedere qui non c'è l'immagine del QR code perché non è ancora uscito per la USA. E andate su Adventure Mode. Adesso, se non sbaglio, vi dovrebbe far uscire il personaggio dopo che avete scannerizzato. Se no, dovete andare nella macchina del tempo, cioè nella navicella. Poi dovete andare qua in Team Edit per vedere i vostri personaggi. Adesso vorrei provare a fare un piccolo test con tutti quanti i personaggi, o la maggior parte comunque, che sono sbloccabili. Quindi andiamo a prendere Tanks, Gorus, Great Hercule Man che c'è già, Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta. Questo non lo posso cambiare. Quindi teniamo questi qua. Però prendiamo Goku perché è meglio. Premiamo Search per salvare. E adesso andrò a cercare una piccola sfida da fare. Perfetto, ho trovato una sfida veloce. Adesso vi mostrerò un pochettino come attaccano tutti i personaggi. Nelle mosse speciali Gorus ha Limit Break, se non mi sbaglio, la Kamehameha che usa quando aggiunge il Kaioken per 10 al Super Saiyan God Super Saiyan e la sfera della distruzione di Bills. Adesso proviamo ad utilizzare il Ki Blast, che preferirei usare. No, perché se lo uso su quello al centro muoiono tutti quanti. Comunque adesso vi farò vedere un po' la potenza di Bills, quanto fa. Avete potuto vedere che toglie 11.000 di vita. Adesso c'è il mio personaggio, che non c'è niente, non è niente di che adesso, appunto. Per non farvi vedere qua, salto il turno. Adesso c'è l'avversario che mi attacca e vi farò vedere come attacca su Mr. Satan. Che adesso non posso fargli vedere, però comunque c'è la. Cioè, queste qua sono tutte le mosse di Mr. Satan, quelle brutte che tolgono poco.
che tolgono uno e qua c'è la skin, non c'è niente di che. Adesso vi farò vedere invece Tanks, che ha lo Shining Sword Attack e il Raging Rush SP. Vi farò vedere il Raging Sword Attack, però non vi potrò far vedere sfortunatamente Goku. Però comunque penso che potete anche solo immaginare la potenza quando, di questi 5 personaggi. Quindi spero che il video vi sia stato utile e noi ci rivediamo ad una prossima guida. Ciao a tutti quanti!